Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. La piazza è molto gremita, ci sarebbe piaciuto naturalmente che insieme a noi ci fosse anche un altro tifoso, Ciro, che non può esserci, purtroppo. Vogliamo arrivare sempre con l'idea del rispetto all'altra squadra, ma con la fiducia a noi stessi di che possiamo vincere. Che cosa ti viene da dire vedendo 5.000 persone così entusiaste qui per noi, anzi per voi? Non si può far altro che dire grazie, perché la vostra vicinanza e il vostro sostegno per la squadra è fondamentale. Che cosa ti sembra una piazza con 5.000 tifosi a Di Maro? Giocato nel Napoli in epoca diversa, e questo evidentemente è un Napoli diverso, un Napoli che ha partecipato in Champions, un Napoli più prestigioso, vogliamo dire, insomma, che può ambire ad altri traguardi. Era un Napoli differente, ma quello che non è cambiato è il calore della gente. Credo che l'entusiasmo che respiriamo qui ancora quest'anno sia il miglior inizio che potessimo aspettarci. Posso dire che in Italia è molto caldo. Questa già è una considerazione interessante. I tifosi sono più nomi, e il football va molto veloce. Spero di iniziare bene, è quello che voglio, perché comunque da tanti anni purtroppo no, o per fortuna, non riuscivo a prepararmi bene, e quindi quest'anno spero che sia la volta. 104 gol non li hanno fatti tutti loro, ma comunque hanno contribuito molto lo scorso anno, e quindi chiamiamo sul palco José Cajeón, Marek Hamšík, Lorenzo Insigne, Goran Pandev, Michu, Edu Vargas e Duván Zapata. Da quanti anni sei a Napoli? Questo è ottavo. Questo affetto del pubblico, che cosa ti fa pensare? Ma questi tifosi, questa gente si merita qualche trofeo e qualcosa di più, perché sono meravigliosi. Io direi che a questo punto possiamo chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Forza! Allora, voi volete vincere. Io ho detto che quest'anno mi gioco lo scudetto, va bene? Ma me lo gioco insieme a voi, perché sarà un anno di fatica, di passione, e la passione non c'ha solo i momenti di gioia, ma c'ha anche i momenti di dolore. Quando loro scenderanno in campo, applauditeli sempre. Se voi volete vincere, se voi volete che questi giocatori affrontino a testa alta qualunque tipo di difficoltà e di nemico, di stargli vicino e di applaudirli e di accompagnarli sempre. Che il Napoli è il terzo club al mondo che ha fornito 18 giocatori ai campionati del mondo, e 3 sono arrivati in finale. Adesso faremo degli altri acquisti, miglioreremo la rosa, chi sta già con noi rimarrà con noi. Forza Napoli! Forza Napoli, ragazzi, dobbiamo vincere! E vinceremo! Benvenuto Napoli e forza Napoli! Un benvenuto, un grazie dal Trentino, dalla Val di Sole, da Di Maro. E vi faccio un augurio, vinciamo lo sto scudetto, vinciamo! Detto dal sindaco di Di Maro. Bene. Grazie, forza Napoli, e arrivederci a tutti!